Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, devo finire urgentemente di mettere la rete. Oggi sono da solo, non c'è nessuno che mi aiuta e quindi mi dovrò veramente impegnare a chiudere tutti i buchi. Poi una volta che avrò chiuso tutto posso iniziare finalmente a seminare. Dato che sono un po' in ritardo con le semine, l'unica semina che ho fatto è stata quella dei piselli. Beh, quest'anno va così. Ovviamente è meglio chiudere prima tutti i buchi, perché altrimenti non avrebbe senso coltivare con gli animali che ti vengono lì a mangiare quello che hai seminato. Allora, quello che mi serve oggi è questo attrezzo qua, che mi serve per tagliare i pezzi della rete. Poi abbiamo il nostro bel fil di ferro e poi questo attrezzo qua che mi serve appunto per tagliare il fil di ferro. Allora, la scorsa volta ero arrivato fino a qua a chiudere i buchi vicino alla lamiera che avevo messo tempo addietro, e adesso noi continuiamo qua, andiamo un po' ad analizzare se ci sono buchi e li andiamo semplicemente a chiudere. Sì, ce l'ho fatta, a farla passare qua in mezzo ai tronchi in modo che mi copra tutto. Perfetto. Perfetto. Allora ragazzi, non sono neanche a metà nel mettere le reti e me ne sono rimaste solo 4, quindi se me le divido me ne rimangono in tutto 8. E qui abbiamo un bel problema. Vedete che lì c'è la rete abbastanza aperta verso il basso, e poi in mezzo abbiamo un bel tronco, e poi di là la rete che continua sempre con un bel passaggio. Quindi non mi rimane altro che tagliare a metà la rete. Fil di ferro chiuso molto bene. Dai che si avanza con sta rete, dai, andiamo su, saliamo. Siamo già a buon punto. Allora ragazzi, ho mangiato e ho fatto anche una piccola pennichella, però adesso torniamo a noi. Praticamente ho finito tutta la rete che avevo a disposizione e sono arrivato fino a qui, quindi mi manca ancora il pezzo su. Tuttavia, fortunatamente ho un asso della manica che sarebbe questo. Vi ricordate la rete che ho messo qua sotto all'inizio? Dato che qua non l'avevo tagliata, l'avevo messa per intero la rete, e quindi posso tagliarne qualche pezzo in altezza, così mi posso ricavare ancora 4-5 reti da piazzare. Ok, sono riuscito a rimediare ancora queste 5 reti, speriamo che bastino. Ok, allora, ho chiuso i buchi fino a questa parte, fino a qui. Adesso non è che tutta la rete presenta buchi, per fortuna, perché altrimenti sarebbe un disastro. Quindi a questo punto arriviamo qui e direi
di rattoppare un po' meglio questo buco qua. Chiudiamo bene. E adesso arriviamo qui, quindi siamo quasi a termine e andiamo a coprire ancora lì. L'ultima fatica, andiamo a chiudere ancora l'ultimo buco che c'era su in alto. Ecco qua. Perfetto. Io le reti le ho esaurite completamente, quindi non ne ho più. Sono stanco morto, ma sono felice. Quindi speriamo che ne sia valsa la pena tutta questa fatica che ho fatto oggi, che è da stamattina che sono qui. Comunque non è detto che anche se ho fatto questo intervento i cinghiali non entrino più. Magari poi si apriranno altri buchi in cui potranno entrare e fare festa. Però per il momento spero che ci sia un po' una tregua. Quindi adesso dalla prossima settimana riprendo a seminare e spero che non ci sia nessun intoppo. Quindi con questo è davvero tutto, se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace e se non sei ancora iscritto al canale iscriviti per rimanere sempre aggiornato qua con le mie avventure nell'orto. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video e ti auguro un buon orto anche a te. Ciao!